Poi non sto neanche tanto bene. Non è la prima volta, no, che lo riprendi? No, no. Lo tieni un attimo. Sì. Io cosa ci posso... Io tiro un attimo, scusa. Adesso sono in ballottaggio. L'altra volta stavo meglio. Ecco. Scusa, però già che ci siamo. Così, cioè, sì, ma anche non è necessario così lungo. Vabbè, se vuoi metterlo così lungo per me va bene. Ecco, adesso dovresti prendere la forbice, Franceschino, quella che c'è dentro. Ecco, facciamo la stessa operazione di qua. Poi non puoi... hai ripudiato Greg e lei. È la stoffa che non è molto adatta al nastro isolante. Subject, object, ciascuno è soggetto e oggetto. Questo grande gioco della vita che è un gioco al massacro. Non se ne conosce, non se ne conoscono i termini, effettivamente. Compromesso, finzione, sincronizzazione di stranezze, sublimazione della pochezza interiore che diventa quasi uno stucco decorativo. Questo vale quantomeno per la stragrande maggioranza degli individui. Poi ci sono delle persone che in un modo o nell'altro vanno oltre. Ok, hai messo... I due orecchini che avevo dati? No, c'è in tasca forse?
non riesci aspetta un attimo a levarlo. Casa col sapone. No, ma c'è quello che fa. Dove ho messo gli orecchini? Baciare in pace e lui mi bacia e mi guarda e mi regala la vita e ci si spezza le dita. A me mi piace l'amore, quello nascosto, forse mi piace. Però anche lì hai detto che io voglio diventare famoso. Cosa cazzo me ne frega al pubblico se io voglio diventare famoso? il succo che fa diventare famosi, non l'affermazione. Senso. Ma crea anche diffidenza, secondo me. Come dire senza sole, come ci fosse una nebbia in me, dentro di me. Mi piace anche la nebbia, ma non per molto, io cerco subito un sole. Bruci il volto, che mi riempia di fuoco, che mi discenda nel cuore. A me mi piace l'amore. Ho il tono neurovegetativo che è sballato, poi anche psicologicamente non è, scusate se pionato, non è il massimo questo e quell'altro, cioè non sto benissimo. E a chi non piace, al dolce chiaro di luna, baciare in pace, voglio. Va bene, finita la sigaretta me ne vado perché... Non ci facciamo un caffè? Un caffè non ce lo facciamo? No, mi eccita. Va sul sistema nervoso. So. Però non è male l'idea di farla qua invece che di sì. Sì. Dura meno, però non è male. C'è l'inconveniente della carta che non sta appiccicata, ecco, alla stoffa. Un po' di vento. E poi anche davanti al teatro. Penso.